L'hanno appena presentato, letteralmente 40 minuti fa, va in vendita dalla fine di settembre, è lo Xiaomi 11T Pro, il nuovo smartphone di fascia alta, altissima, del costruttore cinese, caratteristiche tecniche senza compromessi, quindi processore Snapdragon 888, 8 GB di RAM, display AMOLED Full HD Plus da 6,67 pollici, 5000 mAh di batteria. Le cose che mi sono piaciute di più, innanzitutto il prezzo, costa 699 euro, che non sono pochi soldi, ma sono esattamente la metà rispetto al precedente Mi 11 Ultra, che è questo qua, di cui, rispetto al quale, tra l'altro, questo 11T Pro è anche più maneggevole, più leggero e non ha questa protuberanza gigante qua dietro sulla batteria. Quindi 699 euro, che è un ottimo prezzo in rapporto alle caratteristiche tecniche, ma la cosa che mi è piaciuta di più di tutte è la velocità di carica della batteria. Caricatore da 120 watt che è in confezione, nonostante quello che stanno facendo Apple e Samsung. Loro dichiarano 17 minuti per avere la ricarica completa ed è veramente così, cioè fai colazione, lo metti in carica e quando esci è carico. Fai la doccia, quando hai finito la doccia ti sei asciugato, anche senza farla troppo accurata e precisa, ed è carico, una cosa impressionante, impressionante. Il primo telefono forse in cui non mi sono assolutamente preoccupato del fatto se fosse carico o meno. Fra le cose che mi sono piaciute di meno, le foto, che non è che non mi sono piaciute, vengono bene ma non benissimo, come si dice. Siamo ai livelli di OnePlus, non ai livelli di Samsung e Huawei, non ancora. In più ho trovato un bug piuttosto fastidioso, per cui quando chiudi le app e poi blocchi il telefono, l'app rimane in realtà aperta e quindi quando poi lo vai a sbloccare, invece di essere sulla schermata home, sei dentro all'app. Così perdi le notifiche di quell'app, non le puoi leggere, e se vuoi leggere i messaggi di WhatsApp senza far vedere che li hai letti, è un po' casino.